Facciamo provviste per l'inverno e nonna Carmela sta preparando i pomodori secchi. Si possono fare questi più grandi e questi più piccoli. Se non c'è caldo abbastanza non si possono essiccare, perché questi vogliono caldo per farli e un pochino di sale di sopra. Questa la chiamiamo agagnizza. Si possono fare i pomodori e anche i fichi. Si chiama così perché è fatta con le canne? Certo, sì. Devono essere maturi al punto Certo, giusto? non sono quelle per l'insalata, si devono maturare un pochino, si raccolgono e poi si lasciano 3 giorni, 4 giorni a casa che si fanno più maturi, come quelle quando si fa la passata, i pomodori devono essere maturi. Si E poi basta aprirli, tagliarli a metà? tagliano così e si mette il sale e si mettono subito al sole, dove arriva il sole tutta la giornata. E poi fra 3-4 giorni si spostano un pochino, si girano dall'altro lato per prendere il sole tutto, dappertutto, e si fanno essiccati. Quando sono pronti si possono mettere nei vasetti. Si dà una sciacquatina con acqua e aceto bianco e si mette origano, peperoncino, aglio e olio. Si dà una bella mescolata e poi si sistemano nei contenitori. I contenitori li sterilizziamo prima. Come ci regoliamo con il sale da mettere per essiccarli? Perché il sale aiuta a conservarli Sì, correttamente. certo, un pochino si mette. Deve essere generoso. Generoso, sì, se no, infatti quando li mangiamo un pochino il sale si deve sentire. Devono stare al sole, ma poi la sera o al mattino presto devono essere. Sì, perché sennò c'è l'umidità. Si Bisogna metterli al riparo dentro. mettono dentro, sì, sotto la veranda. Ora vi faccio vedere dove li metto io al sole. E il sole lo prendono tutta la giornata fino alla sera. Vedete che bello caldo che c'è? Questi fra 3 giorni sono già pronti, secchi. Sono buoni anche per fare un panino. Questi sono i piccadilli. Questi sono più grossi. Questo seme è antichissimo, questo, di questi pomodori, che io lo conservo di anno in anno. Me l'ha dato una signora, un pochino di seme, e ora io ogni anno lo rinnovo. Metto da parte i pomodori più grossi e belli, quelli che si raccolgono i primi. Faccio fare belli maturi e poi quando li vado a consumare gli tolgo il seme, lo lavo sotto l'acqua e lo faccio asciugare al sole. Quando è bello asciutto lo metto in un barattolino e così quando si deve fare la semina, che verso 20 di marzo o fine di marzo, anche verso il 10 di aprile, così a secondo le temperature. Io ho il seme, il mio che ho. L'ho curato io e ecco, ho conservato e me li faccio io i piantini.